Julian Ijanes è a Palena e ha iniziato la preparazione agli ordini di Gaetano Oteri. Il difensore argentino è arrivato sabato in Italia di ritorno dall'Argentina e dopo aver espletato tutte le formalità dovute si è aggregato al Pescara. Arrivato a titolo definitivo dalla Fiorentina sarà lui uno dei pilastri difensivi dopo aver ben figurato, sempre in terza serie, con la maglia dell'Avellino nell'ultima stagione e mezza. Si concretizza dunque uno scambio indiretto di difensori, visto che Ijanes sostituirà nell'organico biancazzurro Gennaro Scognamiglio. Il difensore di Gragnano è stato ufficializzato in tarda mattinata dall'Avellino, dove si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto biennale. Scognamiglio si allena già in palestra con il futuro compagno di squadra Fabio Tito e comunque tornerà in Abruzzo, visto che il club irpino ha scelto l'Alto Sangro per il proprio ritiro dal 24 luglio al 7 agosto. Doveva essere Rivisondoli il comune di riferimento, poi per motivi logistici la scelta è ricaduta su Roccaraso. Intanto la settimana appena iniziata porta in dote nuovo lavoro per il presidente Daniele Sebastiani e il DS Luca Matteassi. Le partenze di Crecco e Masciangelo aprono un vuoto sul settore mancino che andrà colmato con almeno un innesto se Nzita resterà in organico, altrimenti con due. Già detto che Sarzi Puttini dell'Ascoli è un profilo che piace molto ad Oteri, anche Alessandro Favalli entra nella lista dei papabili. Svincolato dopo l'ultima stagione al Perugia con 22 presenze stagionali, anche lui è stato già allenato da Oteri al Catanzaro. A centrocampo non sarà semplice trovare una soluzione per l'uscita di Valdifiori, mentre per il tassello che completerà il reparto tanti sono i profili sul tavolo. I principali la conferma di Daniele De Sena o la firma di Carlo De Risio. In attacco si avvicina Eugenio D'Ursi, che in caso di permanenza di Galano costituirebbe una coppia da sogno come esterni del tridente di Oteri. Tridente che andrebbe completato da un centravanti all'altezza della situazione, visto che Michael De Marchi al momento sembra poter essere più un'alternativa che altro, mentre Bonino, Borrelli e Belloni, salvo sorprese, sono destinati ad andare via in prestito. La pista Liozzi resta molto complessa, sfuma invece Walid Khedira, che il Parma ha girato in prestito al Bari. Alla fine di questa settimana poi ci sarà il primo test per i biancazzurri, sabato amichevole con lo Spoltore di Alessandro Del Gallo al Campo degli Angeli di Palena, alle ore 17, anche se l'orario è ancora da ufficializzare. Sempre sabato, in serata, la presentazione della squadra nel centro del San Gravettino.